Buongiorno amici, ben ritrovati su Russian Watches Review, l'unico canale YouTube che parla di orologi russi. Era da un po' che non registravo perché ho mandato avanti dei video che avevo già pronti, poi ho fatto anche una piccola pausa, ma voglio tornare con un unboxing perché mi erano mai riaperto le gabbie, anche se solo momentaneamente purtroppo. Ho fatto un acquisto da Meranom e salvo poi scoprire dopo qualche giorno che avevano ribloccato purtroppo i pagamenti e qui perché PayPal pare abbia bloccato appunto il suo lavoro nei confronti della Russia. In ogni caso durante questa finestra sono riuscito a fare un acquisto perché era uscito un orologetto interessante che mi piaceva e me lo sono comprato. Quindi adesso che state guardando questo video, non so se Meranom ha riaperto le vendite oppure no, vi invito a controllare perché è uscito anche il vostro compressor. Quindi nella descrizione di questo video troverete comunque i link per il vostro compressor. È uscito in due colori, avevo fatto la recensione, vi lascio il link anche della recensione. Monitorate un poco perché se dovessero riaprire i pagamenti io vi consiglio di acquistarlo. Naturalmente c'è il codice insalata per avere il 5% di sconto. Quindi, dopo questa comunicazione tecnica, proviamo a vedere un attimo che cosa mi è arrivato. Ecco qua, i più attenti di voi già avranno intuito qualcosa. Vediamo un attimo. Ah, ecco qua c'è pure scritto Sturmansky, insomma, si capisce. Andiamo subito ad aprire, vediamo perché si tratta proprio ecco anche la scatola, si tratta del dolphin, dell'amphibian di Sturmansky. Ah, che bello, è uscito in un paio di nuovi colori e in particolare mi ha incuriosito questo colore arancio. Possiamo vedere, non farò una recensione perché già l'ho recensito avendone prese tre versioni addirittura, quindi vi lascio il link della recensione dove potete confrontare altri tre colori oltre a questo. Brevemente ghiera libera, anche se non troppo morbida, ecco, quindi va benino. Comunque ghiera libera, corona col sistema a vite. Poi abbiamo anche qui una pellicola. Fondello avvitato con il disegno, il simbolo della sirena, molto molto bello. Allora, che hanno fatto? Possiamo vedere che hanno, per quanto riguarda la confezione, rimane quella di sempre. E adesso vi affianco anche un altro modello per comparare qualcosina. Comunque hanno abbinato un cinturino arancione molto bello in gomma, mi piace molto, appunto alla versione con inserti arancio dello stesso orologio. Vediamo se c'è una numerazione. Sì, numerazione 1000 esemplari. Io ho il numero 074. Allora, andiamo a vedere per esempio l'altro, perché dei tre, uno l'ho venduto. Voi sapete, io faccio le recensioni, ma poi qualcosa devo recuperare, quindi anche se in perdita li rivendo a qualche persona interessata. Un altro lo devo ancora vendere, ma questo ho deciso di tenermelo proprio in collezione. Quindi possiamo andare a vedere, i cinturini sono uguali, con un abbinamento di colore più opportuno in base ai casi. Questo qui però era numerato in 500 esemplari, quindi vediamo che la numerazione, quindi la limitazione, è un po' più interessante per quelli usciti qualche mese fa. Però anche 1000, voglio dire, non mi sembra nulla di tragico, soprattutto perché mi piace veramente proprio. Mi piace tanto questo colore arancio. Adesso, siccome è mia intenzione comunque averne solo uno in collezione, ora lasciando perdere che ne ho un altro da dare a qualcuno che troverò prima o poi, però comunque fra questi due vorrei un po' immaginare quale rimarrà al mio fianco nel futuro. Quindi avrò un periodo di indecisione, ma prima o poi deciderò. Allora, ragazzi, vi ricordo, in descrizione vi lascio il link per
per acquistare questi orologi. Anche in quel caso su Meranom il codice è insalata, su altri siti dovrebbero essere disponibili tipo su comandischi.com, in quel caso il codice è insalata 3, quindi vi lascio anche quel link nella descrizione. E questo per quanto riguarda i due Amphibian. Poi vi ricordo, se hanno riattivato i pagamenti, quindi andate sempre a vedere se è possibile fare i pagamenti verso la Russia con PayPal o comunque con le carte di credito. Se li hanno riattivati, vi consiglio anche il Vostok Compressor. Quindi questa volta mi dispiace dover fare un po' la cosa commerciale, ma non è mia intenzione rompere le scatole a nessuno, però sul compressor io avevo fatto la recensione e ve lo consiglio veramente, quindi io spero tanto per voi, perché io già ce l'ho, che riusciate ad averlo, che riattivino questi benedetti pagamenti in modo da acquistarvi un paio di orologetti carini, magari proprio in tempo per l'estate, perché questi per l'estate sono perfetti. Il compressor è un po' più ingombrante, ma fa comunque il suo. Va bene, ragazzi. Ci siamo detti tutto per oggi. Grazie per aver visto questo breve video. Io sto organizzando qualche altra uscita. A presto. Ciao.